Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo, serie in cui proviamo i giochi gentilmente offerti dagli sviluppatori o che io desidero provare o che voi mi suggerite di provare. Oggi ragazzi proviamo insieme Hellsign. Di che cosa si tratta, gente? Si tratta di un RPG, sostanzialmente, un gioco di ruolo, però con elementi investigativi e con elementi horror, in cui dobbiamo investigare sostanzialmente su una sorta di realtà piena di fenomeni strani, eccetera. Quindi sì, ci sono degli elementi horror. E come forse sapete, io con gli horror mi cago sotto tantissimo, perché sono un cagasotto di merda in questi casi, ok? Quindi mi sono fatto un giro tra i settaggi, eccetera. Non resta che provarlo. Ah, ok, c'è tutta la cosa da fare con il nome, eccetera. Ah, c'è anche la classe? Mercenario, rinnegato, breacher, medico, archeologo, ninja, detective, drifter. Ah, ok. Beh, allora, vediamo un po'. Mercenario. Ah, ok. Questo è quello che, insomma, quello che mena di più. Va bene, sì, mi piace, facciamo questo. Sì, purtroppo non c'è la localizzazione in italiano. Che figo il fumetto. A me questo stile piace tantissimo. Per adesso sembra promettere bene, ragazzi. Mo' vediamo un po'. Dai su, arrivami al gameplay vero e proprio. Ok. Allora, WASD per muoverti. Ok, grazie. Oh, eccoti qua. Era ora. Bello, mi piace lo stile. Quindi? Allora, parla ad Hunter. Ah, ok. Ah, sei lo scout con cui abbiamo parlato? Scout? Senti, stronzo. Vedi questo fucile automatico sulla mia schiena? Ho avuto una settimana del cavolo e non sono qui per perdere tempo. Ho anche perso il mio gatto. Quindi dimmi che stai dannatamente scherzando prima che mi incazzo sul serio. Ok, sì, rilassati, sono lo scout di cui parlavi. Grazie al cazzo, ok. Quindi sei affidabile, sì? No, per niente. Dannazione. Ok. Ok, allora, ti metto in pari. Abbiamo avuto delle letture EMF anormali nelle vicinanze e crediamo che i poltergeist siano coinvolti. Ma non preoccuparti di questo, ragazzo, è il nostro lavoro. Ok, quindi cosa devo fare? Ok, di quello che abbiamo parlato al telefono, devi esplorare la casa per qualsiasi segno di attività paranormale. Quindi tira fuori il tuo detector di EMF, vai nella casa e fai quello che devi fare. Allora, e quando hai fatto, torna qui con qualsiasi segno che tu trovi, così che possiamo vedere di che cosa si tratta. Ok, allora, torna al veicolo. Che cos'è? Ah, questo. Ok, qua. Bene, grazie. Entra in casa. Ah, beh, non è inquietante per niente, insomma, direi che ci siamo.
Ok. Usa l'EMF detector. Apri il notebook. Ok, nessun segno. Segno nel perimetro, segno vicino. Quindi qualcosa c'è, effettivamente. Oh cacchio. Ok. Sono molto precisi e realistici i rumori. Oh, uno è morto. Orca miseria, so che mi cagherò addosso tantissimo da un momento all'altro. Ok, comunque no, sto andando dalla parte sbagliata, mi sa. Ok, sta aumentando. Sta aumentando, sto andando dalla parte giusta. Però... Ti scusa, eh. Beh, io là non ci posso mica andare. Giusto? Eh no, è sbarrata la porta. Ok. No, ok, lo sta perdendo. E gli oggetti... Ok, aspetta. Eccolo qui. Ok, trovato. Localizza il corpo. Ah, era proprio un oggetto, non è che dovevo trovare un'entità o qualcosa. Ok. Beh, eccolo qua, direi. Sì, ho trovato il corpo. Allora, un altro oggetto... Oh, per seguire il sangue. Ok, allora, è veramente figo comunque, ragazzi. Ok. Se ne sta andando... Sta andando... Ok. Bene, siamo arrivati qua. Ah, ne devo trovare un altro? EMF detector. Ah, quindi questo qua non me lo mostra più. Allora, magari... Magari di qua... Aspetta. L'ho visto balzare. Forse devo uscire di qua. No, sembra di no. Quindi è sempre dentro la casa, giusto? Però... Non mi sembrava che ci fossero dei segni dentro la casa, ma proprio zero. Oh, dai. No, ok. Qualcosa c'è. No, mi sto allontanando. No, mi sto allontanando di nuovo. E allora cosa diavolo? Forse è qui? Eccolo. Devo aver trovato qualcosa. Mi sa che... Ma l'avevo beccato. Cosa diavolo? Cosa diavolo era? Siamo abbastanza vicini. Oddio, forse di qua? No. Sto allontanando. Non riesco a capire. Perché è qua da qua. Eccolo, aspetta. Eccolo.
pendaglio. Ok, un altro... Ah, devo trovare un altro corpo. Wow. Madonna, che ansia. Ma il corpo era qui, no? Eccolo. Blacklight, che cosa diavolo... Dove diavolo era? Scusate un attimo. Eccolo qua, bene. Ecco le tracce, le tracce, le tracce. Cos'è? Aspetta. Aspetta. Non dovrebbe essere qua? Sì. Tavola Ouija. Ok. Ok, perfetto. Porta tutto a Banjo. Ok, vai. Allora, non mi importa i segni che hai trovato. Sbrigati a decifrarli prima che ci facciamo uccidere là. Metti quel Cryptocomicon fuori e inizia a decifrarlo. Che diavolo è un Cryptocomicon? Il tuo Cryptocomicon? Intendo quell'enorme enciclopedia che contiene i dettagli dei criptidi e dei fenomeni paranormali che ogni, con cui ogni scout vive e respira durante il suo addestramento. Esci da qua. Ok. Jay. Allora. Pendaglio. Ouija board, ok. Questo. E strutturale. Decifra strutturale. Allora, strutturale. Struggle, battle. Ok. Aspetta un attimo. Cioè, ma non ho tanto capito. Conflitto. Conflitto, conflitto. Non ho capito. Che cosa diavolo devo... Devo fare? Aspetta. Ah, conflitto. Ok, mi sa questo. Analizzando. Banshee. Ok, quindi sei sicura che sia una Banshee? L'ultima volta che ho dato retta a uno nuovo, diciamo che non è andata a finire bene. È quello che posso fare con i segni che ho trovato. Non sembri molto, molto sicuro di te stesso qua, ragazzo. Spero che tu sia... Spero che tu abbia ragione per entrambi. Bene, allora, dobbiamo finire questo lavoro prima che... Prima di andare, ma tu puoi andartene. La paga? Allora, ora siamo impegnati, quindi ti dico, vai in città e trovi The Shaggy Jackal su Valley Road. Ci rincontreremo là una volta che ho finito con questo poltergeist e, e possiamo organizzarci per la tua paga. Ok. Bene. Leave job. Ok, sì, questo non ho fatto niente. Ma, bar. Che diavolo ne so chi è Banjo. Ah, chi sei tu? Stai scherzando, vero? Dove sono i miei soldi? Oh, calmati, calmati. Me ne preoccuperò io. Vedi quello stronzo ombroso nell'angolo, vero? Con la felpa, eccetera. Questo è Redback. I segni che hai trovato. Puoi veramente guadagnare parecchio dicendoli a loro. È un mercante?
Un fixer. Sì. Ah, no, no, non farti ingannare dalle apparenze. È scaltro come il... come poche cose al mondo. Ah, stai attento in sua presenza. L'ultima volta che abbiamo fatto un accordo mi ha fregato $5,000 il mio gatto. Il mio gatto. Che razza di bastardo prende il gatto di qualcun altro? Ok, immagino sia lui. Bouncer. Almeno credo. No. Beh, nell'angolo. Ah, forse è lui? Fixer. Ti conosco? Non sembri di queste parti. Allora. Ti mostri i segni. Sei... aspetta. Sei un poliziotto? Cioè, sei uno sbirro? Chi diavolo ti ha mandato? No, ma... sì, rilassati. Sto solo cercando di fare qualche soldo extra. Chi diavolo ti ha mandato? Come sai di me? Calmati, Banjo mi ha mandato. Oh, Banjo. Avessi voluto dirlo. Non ho giocato a carte con quel ragazzo in un secolo. Quanto ti ha detto di me? Non molto, ma ha detto che gli hai fregato 5.000. Gli hai fregato 5.000 e un gatto. Prima di tutto, non si stava prendendo cura per davvero di quel gatto. E non l'ho fregato in nessuna maniera. Ha una terribile faccia da poker. Ora che l'abbiamo messo in chiaro, mi occupo di faccende nell'underground. E solo contanti, no? Le stronzate di carte di debito, di credito. Quindi, se stai cercando di smerciare qualcosa di paranormale, sono la persona che cerchi. Quindi, hai i segni? Ok, open shop. Ok. Vendi, 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 vendi. Ah. K. Vabbè. Segni, criptonomicon, deduzione, torch blacklight, ok, perfetto, va bene, abbiamo tutto. Quindi? Bene. Head back to your... ok. Safe house, casa sicura. Allora, J per leggere il criptonomicon. Banshee, che bellina. Kelpie. Ok. Sono le abilità. Mercenario di livello 2. Parazoology. E gadget di base. Crafting table. No, aspetta. Ah, questo sarà. Non posso fare un piffero di niente. Torna al bar e trova del lavoro. Ah, ok, semplicemente così? Torniamo da Banjo. Ehi, che sia? Sto cercando del lavoro. Oh, davvero? Penso che del lavoro ti stia aspettando qua davanti. No. Di che cosa hai in mente? Ci sono dei lavori intorno alla città. E certo, puoi cercarli, ma ti devo chiedere un favore prima. Allora... devi andare in un piccolo shop solo fuori da Parksville Road. È un piccolo posto chiamato Guns and Bates. Dovresti vedere una scatola di puzzle nella finestra frontale. Prendila e avrai qualunque lavoro vuoi. D'accordo. Grazie, sei una leggenda. Guns and Bates. Cosa posso fare per te? Puzzle box. Non sei un altro degli erranti di Banjo, vero? Perché se per loro non è in vendita. Se per lui non è in vendita. Chi è Banjo? Oh, ok, pensavo che ti avesse mandato. Quel maledetto e le sue manacce che non può tenere per sé. Mi dispiace, il mio nome è Noah. Sei un hunter? Sì, sono un hunter. Sì, io lo pensavo. Devi essere qui per armarti. Ok, abbiamo appena ricevuto una spedizione con l'ultima... con gli ultimi Double Barrel 22. Fammi sapere se ti posso aiutare con qualunque cosa.
Sì, ma io voglio la scatola di puzzle. Ok, qui c'è un sacco di roba. Un sacco di armi. Spectral tripwire. Ok, security vest. Questa per... Pocket light, river sound. Un sacco di aggeggini belli. Sì, ma... Ok, posso... Cosa è successo da te, Banjo? Non farmi iniziare con quel maiale malefico. Vabbè... Sì, non promette niente di buono. Sì, ma io il puzzle non so se ce l'ho ancora già adesso. Perché, boh, non mi ha detto niente al riguardo. Inventario, criptonomicon, skills, notebook. Ok. Va bene. Usciamo. Andiamo al bar. Ritorniamo dopo quel cacchio di Banjo. Ha trovato lo store? Nah. Aspetta, scusa. Ma allora non l'ho preso veramente? Oh, che palle. O mi è sfuggito. Però a me non sembra che ci siano cose piccole qua. A me non sembra che... Ah, utility tools, porca miseria. Mysterious puzzle box. Ok, compra. Ok. Perfetto. Mica l'avevo visto. Ah, ecco, perché ci sono altre pagine che non avevo visto. Medical. Ok, immagino anche munizioni, armi. Ok. Sì, figo. Perfetto, ora posso uscire. Ok. Ah, cavolo, ce l'hai fatta, sei una leggenda. Non hai idea di quanto rari siano questi. Ora finalmente posso dirigermi a sud e occuparmi di quel cavolo di Cold Priest. Ok, grazie. Comunque, ti ho introdotto a Noah e tu mi hai dato una scatola di puzzle, quindi siamo a pari. Bastardo, mi avresti detto che mi avresti dato qualche lavoro. D'accordo, penso di doverti almeno questo. Il tuo amico Redback cerca sempre nuove reclute, ma non farti travolgere dalle sue stronzate. Ok, contratti, gun for hire. Ok. Field manual. Ok. Pass contracts. Ok. Beh. Sì, ma come lo confermo? Contratto potenziale. Non c'è altro. Non c'è altro sostanzialmente. Però porca miseria. Vediamo, c'è qualcosa qua? No, niente. Aspetta. Forse Redback è proprio al bar. Sì, però se non mi dite chi diavolo è. Ok. Sì. Bouncer, ok. Cryptozoologist. Ok. Gambling Hunter. Ok. Non sembra essere qui. Devo parlare con lui. Ma... Ah, ok. Ah. Un lavoro? Ok, va bene. D'accordo. Cioè, mi ha dato un lavoro, devo fare una... Tutorial di combattimento. Plot job. Ok, scouting house. Forensics. Plot job, ok. Tin Alley House. Va bene, allora ragazzi, io non voglio spoilerarvi altro, perché questo gioco comunque sembra essere veramente molto carino e promettente, sapete? Secondo me vale la pena. Comunque, abbiamo provato solo veramente a grandi linee, anche perché purtroppo c'ho un po' fretta oggi, però
sembra essere promettente, le caratteristiche di base le avete viste, ci avrebbe dovuto introdurre al combattimento, ma purtroppo non ho fatto in tempo ad arrivare fino a là, però le caratteristiche di base, come ho detto, le abbiamo viste, sembra essere davvero carino, quindi se volete considerarle, il link è in descrizione, come sempre. D'accordo ragazzi? Quindi io direi che per oggi è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, se vi piace questa serie proviamolo, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video della serie proviamolo e anche il link per acquistare il gioco se volete. D'accordo ragazzi? A presto!